Sei pronta per il nuovo video? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, è domenica, la mia ultima domenica di vacanza, l'ultima domenica dell'estate, domani inizio l'università e c'è un tempo schifoso, sta diluviando da ieri e quindi ho deciso di impiegare la mia domenica uggiosa facendo una torta. Non cucino praticamente mai dolci o torte perché sono incapace. Quindi voi vi chiederete perché lo fai oggi? Non lo so, sinceramente, anzi, in realtà sì. Il motivo principale è che ho tantissima farina avanzata che sta andando in scadenza o è scaduta, insomma. E quindi voglio utilizzarla per non sprecarla, per non buttarla. Quindi ho deciso che da adesso in poi cucinerò dolci e torte a go-go finché non imparerò davvero come si fa e saranno buone. Userò come cavie i miei compagni di università. Infatti stasera ci incontriamo prima di ricominciare a ballare le lezioni e quindi li sottoporrò al primo taste test delle torte alla Fashions. Gli ingredienti sono vari e vaghi, sinceramente sono presi a caso. Ci sono farine di diverso tipo, cioè quelle che devo utilizzare, come la farina di teff, che come vedete ce n'è tanta, e la farina di cocco, ce n'è di meno, però è buona, penso. Cioè, cocco nei dolci dovrà essere buono, dovrà venire buono. Poi, questi come ingredienti secchi, si dice così. Come ingredienti liquidi, yogurt, che è questo qua, yogurt intero, che ho preso l'S lunga per mia mamma, perché lei non piace lo skyr, perché mi è venuta a fare compagnia questo weekend e è avanzato. Albume, perché usano sempre l'albume o le uova nelle ricette, ma io non ho le uova, quindi albume sia. Poi miele, una banana, perché la vedo sempre utilizzata, anche questa. E ovviamente tra le cose più utilizzate cosa può mancare? Il limone, scorza, succo, secondo me ci sta. In realtà, come ingredienti secchi, ho anche del cacao perché il cioccolato fa sempre piacere. E poi, come agente lievitante, utilizzerò il mix bicarbonato di sodio e aceto di mele. E nel caso, qui anche della fantastica acqua. Ottimo. Quindi adesso proviamoci, iniziamo. Allora, innanzitutto non peso, non faccio grammature, ma andrò ad occhio per le quantità, perché appunto è una ricetta che mi sto inventando adesso con questa roba davanti. Quindi prendo le farine. Siccome quella di teff è quella che devo utilizzare di più, prendo 3 bei cucchiai. Questo è enorme. 3 cucchiai di farina di teff, aggiungo poi la farina di cocco, qui siccome ne ho poco, queste sono le dosi, siccome ne ho poco, metto la farina di cocco, un cucchiaio. Adesso potrei aggiungere il cacao come altro ingrediente secco e... rovesciato tutto! Vabbè, anche questo non si spreca, tanto il tavolo era pulito, ve lo giuro. Speriamo che i miei amici non vedano questo video. No, no, non l'ho messo dentro, my friends. Tutto sano, tutto pulito. E do un'altra mescolata. Cerco di mescolarla per bene affinché il cacao non faccia più grumi. Una volta ben mescolato, che è insomma un marroncino chiaro, lo lascio da parte. Questi sono gli ingredienti secchi fatti. Adesso ingredienti morbidi slash liquidi. Prendo un piatto, prendo la banana è quella che dovrebbe dare dolcezza, però conoscendo i miei amici
ci metterei anche un po' di miele, non si sa mai. Poi mi dicono, è amara. Effettivamente col cacao amaro. E praticamente la schiaccio e la rendo tutta a polpetta. Poltiglia, poltiglia! Quando è una bella purea, io ci aggiungerei una spolveratina di cannella, perché banana e cannella, sempre il top. Aspetta. Cannella. Ci sta sempre bene. Adesso, per amalgamare bene tutti gli ingredienti, mi avvalgo del mio amatissimo e non tantissimo utilizzato ancora frullatore. Questo l'ho preso su Amazon. Con questo quest'estate ci ho fatto un sacco di smoothies e gelati. In realtà ne ho fatti pochissimi, perché poi da quando l'ho preso l'ho usato 3 volte e poi sono partita, però l'intenzione c'era. Però viene benissimo perché ha anche la funzione pulse, che è la funzione tritaghiaccio. Top. Quindi lo attacco alla spina. Funziona. Verso dentro la purea. Dovrei comprarmi quelle spatoline di silicone. In realtà le volevo prendere, però ho visto il prezzo e tipo costavano 6 euro. Ho detto, il braccino corto dentro di me ha detto, aiuto. Vabbè. Poi lo yogurt. Lo metto tutto, non è tantissimo, perché tanto lo devo finire. Quindi io non capisco la gente che non lecca questo, cioè davvero. Qui sto facendo un casino, as usual. Ok. Saranno stati tipo una 50ina di grammi comunque, se volete pesare. Cosa manca di ingredienti liquidi? Mettiamo un po' di miele. Questi sono 5 grammi. Prendo questi solitamente quando sono alla colazione nei bar oppure agli hotel. Che quando sei alla colazione ti danno il miele in queste bustine, sono praticissime. So che non sarà il miele delle api di Normandia o non so di cosa, super naturale. Dai, su. Però di naturale c'è il limone, quindi utilizziamolo, Silvia. La scorza, solo che io non ho la grattugia. È così indispensabile? Prendiamo un coltello. Quindi prendo un po' di scorza del limone e ce la butto dentro, perché tanto penso che le lame lo triteranno tutto. Quasi quasi ci metto anche il succo, ma giusto per il gusto, perché ci sarà molta poi acidità data dall'aceto di mele per far reagire il bicarbonato. Quindi adesso ho messo tutto questo, aggiungo un po' di albume. Saranno stati 100 grammi, 100 ml, 80, non lo so. Chiudo qui e vado. Ottimo, vi confermo che la cosa di limone si è distrutta, perché la vedo in pezzettini. Quindi, adesso prendo la mia bella ciotola di farina, prendo questo e aggiungo questo. Può andare. Ovviamente ho scelto una ciotola piccola, secondo me con le fruste verrebbe molto meglio. In realtà mi chiedo se potrei mettere tutto questo lì nel frullatore. Può andare la farina nel frullatore? Non ne sono poi così sicura. Io aggiungerei un po' di latte, visto che lo yogurt non ne ho più. Aggiungiamolo. Aggiungo questo, che è il latte senza lattosio, che do a Luna e che quindi tengo in casa e bevo anch'io, perché siccome non ne consumo poi così tantissimo di latte, non ha senso comprare 2 latti che vadano male entrambi. Condividiamo il latte, vero amore mio? Sì, condividiamo il latte. Io aggiungerò un altro po' di latte. È venuto è venuto proprio un bel pastone. Qui ho fatto proprio un bel casino. Top. Oddio, questi ingredienti mi stanno addosso. Via. Dall'odore sembra persino invitante. Cioè, non vorrei dire. Ah, in realtà mi sono dimenticata di mettere il bicarbonato e l'aceto. Allora, siccome è una torta grande, ne uso un bel po'. E
ci verso sopra l'aceto finché faccia molta reazione e continuo a mescolare. Ok, consiglio è metterlo quando avete gli ingredienti liquidi, perché sicuramente si amalgama meglio. Questa è quasi la consistenza giusta. Aggiungo giusto un altro po' di latte, che però... Allora, adesso che ho raggiunto la consistenza che desideravo, questa, cioè presumo sia quella che desideravo, verso il composto nello stampo. Come stampo ho preso, proprio fresco fresco, da Tag, questo stampo in silicone. Allora, prima lo sciacquo perché è nuovo. Ora che l'ho sciacquato, verso l'impasto qui dentro. Ora che è nella teglia, c'è la svolta di questa ricetta. Non la cucinerò nel forno normale, ma proverò a farla nel forno a microonde, perché come sapete è l'unico forno che ho. Quindi il mio forno a microonde, vi faccio vedere, è dotato della funzione pâtisserie cake. Quindi io adesso metto la torta in forno con funzione cake. 4 minuti. Ovviamente ci tengo a dire che ho preso uno stampo in silicone che può andare in forno a microonde, mi sono accertata, l'ho presa apposta. Quindi adesso, a quanto pare, 4 minuti, aspettiamo e preghiamo, incrociamo le dita. Allora. Ella! Cioè, no, vabbè, vi giuro. No, non ci credo. Si sta cucinando. Ah, aspetta però. In realtà sto sbagliando perché ho letto, perché prima di fare una torta al microonde mi sono documentata, che bisogna usare questa griglia che ti danno in dotazione, perché così cucini anche sotto. Quindi adesso, anche se comunque sta venendo bene, ve lo giuro, ce la metto. Quindi aspetta, cioè, obiettivamente non mi potete dire che sta venendo male, eh? Quindi la rimetto in forno così e dolces in forno. Uscita dal forno faccio la prova dello stecchino, che esce pulito, quindi in teoria dovrebbe essere cotta. Alla fine l'ho cucinata per 14 minuti nel forno a microonde con l'opzione che avete visto. Quindi se non, il vostro forno a microonde non ha l'opzione, non chiedetemi come si fa. Cioè, meno male aveva l'opzione, ma se no... Però sono davvero contenta e sono super eccitata e speriamo sia buona. The day after, ci tengo a darvi una review di com'è andata e di come è piaciuta la torta. Allora, è piaciuta, però la volevano più cioccolatosa. Ma soprattutto la torta, o comunque i quadratini, li ho usati un po' come base e li ho farciti. Ad esempio, ho provato a tagliarla a metà, metterci sopra la marmellata, chiudere e poi sopra mettere la mia salsina al cacao. Questo, oppure potete provare a metterci in mezzo il burro di mandorle o di arachidi che vi piace, o anche tipo il formaggio quark o lo yogurt per fare una specie di Kinder fetta al latte oppure Oreo. Quindi è una base come snack molto versatile, come dolce molto versatile, quindi insomma, mangiato così da solo ve lo consiglio magari da un po' da inzuppare nel tè, perché può diventare un po' pesantuccio, però vi giuro che è venuta bella morbida e buona. Quindi sono contenta del risultato, basta. Torta approved!